Candiderebbe lussuria? Guarda, io stavo per candidare in battaglia le regionali del 2005. Mi ricordo. Fatto nuovo, quindi insomma. E lussuria di un lussuria di centrodestra lo candiderebbe? O un lussuria di... Dipende sempre dalle idee che porta avanti. Ma se ha le idee come le sue? Se ha le idee come le mie, probabilmente non sarebbe lussuria, ecco, diciamo così. Ho capito. Però io per esempio ho conosciuto molti trans o gay che non si riconoscono nella sinistra, non sono affatto di sinistra. Ecco. Senta, lei mi dica, ci faccia un coming out qui. Allora, la prima domanda, l'ha detto o no, quando l'ha detto a Francesco, dici qualcosa di destra, l'ha detto o no? A Froci? Ah, premetto che questa battuta ci... La bellissima invenzione di Guido 40. Mai detto a Froci, quindi? No, questa storia non l'ho mai detta, poi ha voglia di smentirla, me la sono tenuta appiccicata tutta la vita, insomma. Ma perché? Cosa c'è di male? È simpatica? Infatti non è che ho querelato, però insomma mi piacerebbe poter essere giudicato per le cose che dico, non per le cose che mi ha detto. Senta, è molto elegante, ecco, diciamo così. Lei ha mai avuto, stia allo scherzo, è nostra una rubrica giovane, scherzosa, quindi non si offenda mai per le mie domande. Figuriamo. Ecco, lei ha mai avuto offerte da avance da uomini o da ragazzi? Come no, sotto il militare, voglia. Cosa succedeva? Ci racconta. No, niente, punto. Cioè, se facevano capire, lei cosa faceva? Ma niente, si scherzava tra soldati, no? Non è che... Senta, ma infatti, la destra, la cultura di destra che c'è di importante, questa cosa dei commilitoni, dei soldati, io sono stato anche a dei seminari di Marcello De Angelis, non so, lo conosce? Sì, come no. Ecco, ai suoi seminari, sono tutti uomini, cioè c'è molto questa cosa maschile nel mondo della... A destra c'è stato un altro tipo di problema. Cioè? Era quello che ci voleva coraggio a militare nella destra. Sì. E quindi magari era più facile per un uomo esporsi, magari la donna poteva essere più in difesa. Queste cose molti le hanno dimenticate, però abbiamo avuto tantissimi ragazzi ammazzati. Dopo se ne è dimenticati anche chi portava le bare funerali. Però la Meloni l'ha ricordati alle nostre telecamere, ha detto. Ah, sì, certo, sono molto contento. Senta, la Campi Rom, la gente è stufa, c'è un clima anche un po' da pogrom, se questo lo dico io, è una mia affermazione. Ma cosa si può fare? Metterci i tornelli? Cosa si può fare con questi campi rom? Smantellarli. Ma chi come? Vive in questo paese deve vivere come gli altri cittadini. Non si può pensare di costruire tutti i ghetti che hanno semplicemente degradato i quartieri dove si sono stati collocati. E dove li facciamo vivere? Alemanno dice che lui dice bisogna mandarli in quel paese, no? No, io dico mandarli via dal paese, con la maiuscola. Ma ci sono anche rom italiani, però. E vivano come un cittadino italiano. Quindi lei cosa farebbe? Poi dove vanno? Le case non ci sono, già non ci sono per gli italiani, dove li mettiamo? Beh, in effetti le case le danno più gli stranieri che gli italiani in questo paese, le case popolari. E quindi la sua proposta da politico? Secondo me bisognerebbe far sì che ci fosse un titolo di preferenza nazionale per la nazionalità italiana. Cioè, intanto diamo un punteggio, un punto uno per la graduatoria delle case popolari, per l'accesso agli asili nido, per le scuole materne. Se uno fa un'inchiesta scopre che Mohamed sta sempre prima di Giovannino e questo non va bene, perché poi questo alimenta il razzismo e la guerra tra poveri. Se l'italiano povero è nella condizione di essere assistito, troverà anche lui con la sua generosità la maniera per poter essere accogliente verso chi viene qui. Se è il contrario, la gente odia. Certo. Aumenterà l'odio? Il clima da pogrom? Continua questo meccanismo per cui l'altro viene prima dell'italiano, io credo che questo rischio lo corriamo. Rischio di pogrom? Ieri abbiamo avuto... Il pogrom lo dice lei, non lo dico io. Sì, ma ieri abbiamo visto degli esempi, scusi, cioè... Ma guarda che sarebbe successo anche se gli stupratori fossero stati italiani, Non pensate che la gente ci va tanto tenera perché per una questione di... perché uno è di un'etnia o di un altro paese. Di fronte agli stupratori credo basta pensare quando ne arrestano uno che fine fa in carcere, insomma, no? Senta, Obama presidente degli Stati Uniti, se lo aspettava? Me l'aspettavo e lo auspicavo,
l'ho detto anch'io questo prima delle elezioni, perché sì, comunque è stato un segnale di grande cambiamento mondiale, poi bisogna vedere se mantiene le promesse che ha fatto. Senta, Licio Gelli, che io ho intervistato prima di Natale, mi ha detto speriamo che i neri non si ricordino quello che hanno subito dai bianchi, sennò se si dovessero ricordare di quello che hanno subito potrebbero anche vendicarsi, condivide? Le elezioni di Licio Gelli non mi appassionano né tanto né poco. Senta, la Santanchè l'ha mollata, o lei ha mollato la Santanchè. Ora la Santanchè, per sete di potere, ma che potere ha avuto poi? Ah, quello che ha sbagliato la scommessa. Però insomma. Perché? Perché si è fidata di Berlusconi? Era lei che ne parlava malissimo in campagna elettorale un minuto dopo. Sì, ma si è fidata di Berlusconi, no? Sì, credo di sì. Vedere se Berlusconi mantiene la parola. Ecco, però poi alla fine non... Lei crede che uno dei motivi per cui Daniela non sia stata cooptata nel governo sia che le altre donne della PDL non l'abbiano voluta? Ma secondo me è un problema più di maschi che di donne. Quindi è un po' una leggenda che la Carfagna o la Brambilla l'abbiano... E che fastidio può dare la Santanchè a questi Giacomo? Però lei gli ha dato fiducia. Ma anche molto più giovane. Lei gli ha dato fiducia a Santanchè, piaceva come donna? Aveva nella... Ma le piaceva alla... come donna? Alla guida, no, no, non guardo come donna. Certo, non è una brutta donna, però non è che era quello l'aspetto che mi attraeva. E su questo può essere anche lei buona testimone. Io quello che mi interessava è poter avere un elemento di rottura in campagna elettorale nel momento in cui venivamo beffati da Silvio Berlusconi. E siccome lei ci stava ed è stata in prima linea, mi ha colpito molto questo cambiamento improvviso e repentino di direzione. Certo, e come, ma come, cosa le ha detto? Cioè, improvvisamente questa cosa così, poi si è ritrovata senza base, cioè la Santanchè, e poi una, in realtà si è rivelata forse una politica... Non ha avuto nemmeno i numeri per poter presentare la candidatura al congresso. Al congresso. Neanche si è rivelata una politica virtuale o sbaglio? Rischiamo di andare in una polemica con la Santanchè che non voglio fare. Però la definizione la condivide o no? Quale? Di politica un po' virtuale. Non riesco a capire dov'è la politica. Ok, capisco benissimo. Senta, 4% per impedire ai piccoli di andare al Parlamento europeo. Che è successo? C'è di nuovo l'inciucio? C'è una cosa vergognosa. Berlusconi che soccorre Veltroni, salva Casini e randella solo noi. Certo. Questo tenta di randellare solo noi, io credo che questo sia qualcosa che non ha precedenti, siamo a 13 settimane dall'apertura della campagna elettorale, domani io pubblico sul mio blog le liste con i moduli per raccogliere le firme, con l'autentica a legislazione vigente, non si può impedire al cittadino di poter presentarsi alle elezioni con i candidati che vuole, perché questa è la sostanza, perché è chiaro che se passa una legge che impone alleanze per superare uno sbarramento, vanifichi le firme che stiamo raccogliendo. Certo. E questo è lesivo della democrazia. Io sono veramente sconcertato, scandalizzato, se permette incazzato, perché questa guerra ossessiva nei nostri confronti è la dimostrazione che merita una querela chi chiama questa gente la destra al governo. È abuso di nome e di valori. Senta, le piace l'aggettivo partitocratico che abbia mai conosciuto?